I vigili del fuoco sono ancora al lavoro a Prato per bonificare la fabbrica dormitorio dove ieri hanno perso la vita 7 operai cinesi, altri 2 sono rimasti feriti. E il giorno dopo la strage si intensificano i controlli nei capannoni e laboratori cinesi della zona industriale dove lavorano e vivono i nuovi schiavi. La nostra inviata Patrizia Senatore. E abbiamo trovato un altro capannone pieno di sempre oculi di questi cinesi che dormono dentro questi capannoni. Macrolotto, zona industriale di Prato, la polizia municipale effettua l'ennesimo controllo, un'azienda di confezioni gestita da cinesi. Sembra un muro, diciamo, là, giusto? Non c'è niente. Qua vedete dietro quel mobiletto là, cosa c'è? Ogni porta una stanzetta. È così, è una situazione abbastanza normale per noi, purtroppo. Lì sono materiali, come vedete, altissimamente infiammabili perché si tratta di una struttura in legno suddivisa in pannelli, in pressato trucciolato. Eccoli i dormitori dove lavorano e dormono gli operai cinesi, una situazione identica a quella del capannone che Elettrici ieri ha preso con problemi di fuoco. sicurezza. E oggi, proprio dopo il rogo, controlli a tappeto. In questo capannone, identico a tanti, ci sono pure tracce di bambini. E qui la cucina. Perché qui vivono intere famiglie, lavorano a ciclo continuo per confezionare quello che viene etichettato come pregiato Made in Italy, a basso costo. Non so se sono prigionieri o se sono, non si sa, Disperati. disperati. Questi sono disperati, questi vengono qui a lavorare per un piatto di riso. Una prigione identica a quella che ha intrappolato ieri 7 persone, i 7 operai cinesi rimasti schiacciati dal crollo del tetto del capannone. Per loro, tra le fiamme, non c'è stato scampo, la finestra era sbarrata dalle grate.